Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano in questa puntata il tema degli attacchi terroristici subiti dalla popolazione israeliana da parte di Hamas. Una mozione è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea Toscana proprio per esprimere solidarietà nei confronti delle vittime di questi brutali attacchi. Vediamo. Approvata all'unanimità dall'aula di Palazzo del Pegaso una mozione per esprimere piena solidarietà allo Stato di Israele per il gravissimo attacco terroristico subito e preoccupazione per la spirale di violenza che l'attacco terroristico di Hamas sta provocando, soprattutto a danno delle popolazioni civili, vittime innocenti del conflitto. L'atto, sottoscritto da tutti i capigruppo dell'Assemblea Toscana, ribadisce la ferma condanna del ricorso a torture e massacri disumani e indiscriminati contro la popolazione civile inerme e auspica l'apertura di corridoi umanitari al fine di garantire la messa in sicurezza della popolazione civile coinvolta, il prosieguo della trattativa di pace e degli accordi di Abramo stipulati tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti nel 2020, allo scopo di pervenire a un allentamento delle tensioni nell'area. Ritengo sia un gran risultato, un bel segnale la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse, partendo anche da un documento che noi avevamo presentato. E credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori e azioni di guerra. Mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza se e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversie internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace. E anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica, se ne sia votati uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. È una drammatica situazione. È una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico. Conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione, anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina. Per cui credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio Stato. Quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza sotto il punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi,
giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri e uccisi, è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente, e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima, che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati, e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite, che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni, che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. In Consiglio regionale si è tornati a parlare anche del macro tema multi-utility, con un'interrogazione in merito che ha chiamato in causa il presidente della regione Eugenio Giani, che ha risposto al consigliere Marco Stella. Prima un azionariato diffuso che consenta di potenziare la raccolta di risorse, poi la quotazione in borsa. È quanto affermato dal presidente della Toscana Eugenio Giani, che in Consiglio regionale ha risposto a un'interrogazione del capogruppo di Forza Italia Marco Stella sulla Multiutility Toscana, la holding dei servizi pubblici con le partecipate comunali. Ritengo che in prospettiva, quando si realizza un soggetto di questo genere, la quotazione diventa un elemento fondamentale per la raccolta di risorse che danno potenza a queste società, ha sottolineato Giani. Probabilmente non è ancora questo il momento, perché la holding deve ancora comporsi. Magari ora è preferibile un azionariato diffuso, ma la quotazione in borsa è uno scenario concreto nel medio-lungo periodo. Per come viene posta oggi, la multi-utility non ha molto senso posta così com'è. Noi crediamo, per quanto riguarda per esempio la gestione del settore idrico, e lo sta facendo proprio l'autorità idrica toscana anche in questo periodo, delegando e quindi creando dei subambiti e quindi cercando in realtà una gestione ben diversa rispetto a quello che sui rifiuti, sulla gestione dell'acqua, dell'energia, la regione in questi anni ha cercato di accentrare. Sicuramente si sono peggiorati i servizi, si sono aumentati i costi, e nei termini in cui questa discussione viene portata avanti sulla multi-utility non crediamo che possano risolvere i problemi veri dei cittadini, che è quello di pagare bollette meno care e servizi più adeguati. La costituzione della multi-utility è un passo avanti in Toscana nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi. È importante che questo processo vada avanti coinvolgendo sempre più territori, come pare stia succedendo in questi mesi. Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti. È una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, nel settore energetico, e quindi l'azienda poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili sui servizi pubblici dei cittadini toscani. Questo è l'obiettivo, avere un soggetto strutturato che riesca a governare e a dare servizi pubblici essenziali per tutti noi, contenendo il più possibile i costi e facendo gli investimenti che sono necessari. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, anche perché oggi gli impianti in Toscana, come ho già detto, non sappiamo ancora dove saranno localizzati e quali saranno nonostante le manifestazioni di interesse, ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulla pelle, sulle spalle dei consumatori,
E questo naturalmente implica che ci sia una sempre maggiore vigilanza anche da parte del soggetto pubblico, che non può solo giocare il ruolo di un attore economico, ma deve svolgere anche un ruolo pregnante appunto da un punto di vista di controlli. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multiutility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta, e che lei è la cosa che ci preoccupa di più. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa, che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe, dei servizi, quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti, nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quelle che invece sono le funzionalità. Soprattutto l'acqua, che dal referendum di ormai di più di 10 anni fa deve ritornare pienamente pubblica. E siamo fortemente contrari anche perché quello che riguarda il piano rifiuti e che è profondamente legato al progetto di multiutility fa capire che probabilmente non ci sarebbe neanche la tenuta finanziaria per un progetto del genere. Ecco perché continuiamo a portare avanti, a sostenere la totale contrarietà e anzi sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono acqua, ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione. Spazio anche alle iniziative culturali in Palazzo del Pegaso con la presentazione della nuova stagione del Teatro delle Arti di La Strassigna. Vivere il teatro come uno spazio civile, un luogo dove si incontrano e confrontano generazioni, linguaggi, culture per una vita collettiva migliore. È l'obiettivo della stagione 2023-2024 del Teatro delle Arti di La Strassigna, il cui cartellone è stato presentato in Palazzo del Pegaso. È uno spazio civile, uno spazio di relazioni, uno spazio di socialità. Investire sul teatro vuol dire investire in libertà. In un tempo in cui le risorse sono sempre meno, è bello sapere che amministrazioni comunali come quella di La Strassigna permettano che tutto questo sia possibile. Un festival lungo, un festival di qualità, pieno di produzioni molto interessanti e che ha la capacità di saper coinvolgere un territorio. Insomma, un lavoro collettivo che si pone l'obiettivo di saper arrivare al cuore delle persone. Questa è una stagione, la 13ª della nostra permanenza alla Strassigna, al Teatro delle Arti, che è un teatro che si è qualificato per un programma vario, multidisciplinare, dedicato alle arti, quindi musica, teatro, danza contemporanea e anche cinema, finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di La Strassigna, dove quello che governa è la qualità, la libertà di espressione, il senso di civiltà che un teatro oggi deve dare, quindi l'accoglienza a tutte le generazioni. Abbiamo pubblici molto alti numericamente e questa caratteristica ci facilita un progetto di residenza, un presidio culturale, con spettacoli per le scuole, con produzioni nostre della compagnia Teatro Popolare d'Arte che gira in tutta Italia. E a proposito di arte e cultura, in Palazzo del Pegaso visitabile anche una mostra dedicata alla Toscana più nascosta, quella speleologica. Uno sguardo sul mondo sotterraneo della Toscana è quello che si può ammirare nella mostra a cura della Federazione Speleologica Regionale, che è stata inaugurata nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso. L'esposizione sarà visitabile fino al prossimo sabato 21 ottobre. Ha voluto esprimere intanto al grande pubblico un aspetto, diciamo, ai più sconosciuto, che sono le nostre grotte, quindi i vuoti ipogei che si trovano quindi al di sotto della superficie terrestre e che soltanto chi conosce, possiede delle tecniche di progressione particolare può andare a vedere. E questo se si parla in particolare della speleologia sulle Alpi Apuane, dove le grotte hanno per lo più un andamento verticale e quindi senza l'ausilio di corde e conseguentemente di tecniche di progressione adeguate non possiamo raggiungere certi ambienti. Tante volte ci viene chiesto se in grotta ci sono draghi, tesori. Fortunatamente nelle grotte non ci sono elementi fantastici, ma ci sono elementi concreti e molto più
fantastici dei mostri o draghi o altri tesori. Nelle grotte si possono trovare delle meraviglie veramente indescrivibili e solo chi ha la possibilità e la fortuna di andare a vederle può raccontarlo e portare fuori quello che ha visto. Le fotografie sono uno degli elementi essenziali per poter far vedere a chi non ha la possibilità di andare come sono fatte le grotte e cosa c'è veramente là sotto. Questi dunque erano gli argomenti principali della puntata della Voce del Consiglio, che come sempre torna su RTV 38 la prossima settimana con tutte le novità riguardanti i lavori dell'Assemblea regionale. È davvero tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.